Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesaplay. Stiamo giocando a Inside. Se non state seguendo la serie dall'inizio, farete molto, molta fatica a capire che cosa stia succedendo. Faccio fatica anch'io, che lo sto giocando dal minuto 1. Eravamo un bambino agile e simpatico, siamo diventati questa cosa qui. E ora apriamo. E facciamo forse la cosa più sensata. Addio. Non sembra avere molta voglia di farla finita. Non c'è interazione. Abbiamo accesso a un fuoco. Dovremmo avere ancora la cassa. Andiamola a buttarla nel fuoco. Andiamo a buttarla nel fuoco. Non vedo il senso di questa cosa, ma lo facciamo. Ora abbiamo una cassa infuocata. Là vediamo del pubblico. Abbiamo capito che... Accidenti, ragazzi. Abbiamo capito che... A parte che facciamo una fatica boia a mettere questa cassa nel fuoco. E insomma, su via. Il gioco sembra dirci che dovremmo riuscire a riportare la cassa di qua per metterla una buona volta infuocata, come ci suggeriva l'icona. Qui dentro, al che qualcosa dovrebbe accadere. Vedete che gli inservienti ci seguono, ci guardano, disgustati ma curiosi. Spaventati, forse è meglio dire, ma curiosi. L'enigma, quindi. Il puzzle consiste nel capire come avere la meglio di queste, di questo sistema antincendio. Guardate come la lanciamo, abbiamo già quello che ci serve. Il punto è che noi la portiamo verso la... Ah, ok, scusate, che sciocco. Ora la lanciamo. Yeah. Ah, siamo dei fighi, eh? Proprio. Ok. Ora quello che deve succedere, succede. Ok, abbiamo aperto qui, proseguiamo. Se vi dovessi dire, che sto capendo. Ah, sei tu un carrello? Direi di sì. Sei una serie di carrelli. Due. Ok. Forse basta arrivare qui. O forse dobbiamo andare lì. Mamma mia.
Dammi quel gancio. Chissà se c'è qualcos'altro. Tra l'altro, guardate, due sediole con un piccolo televisore. Noi non saltiamo, eh? Penso sia giusto risottolinearlo. Guardate che però qui c'è un segno nel terreno che sembra dire che noi è qui che dobbiamo lasciare il nostro carrello. Ragazzi, ora sono cavoli vostri. Con tutta la forza del caso. Bravo inserviente che hai fatto quello che desideravamo. Con l'immensa fatica che ci costa muoverci e con tutte queste voci multiple, siamo davvero una creatura multipla, no? Una personalità multipla, forse. Sento un filo di suono ambientale, questo è un oggetto che conosciamo. Ok, la porta naturalmente è chiusa e ora dovremo fare i bravi. Aiaiaiaiaia, già solo averlo ribaltato. Ma gli inservienti ci stanno dando una mano. Ora è chiaro che noi lo dovremmo anche attivare, questo amico. Ma io non riesco a interagire diversamente da così. Non si attiva. Non si attiva. Quello che devo fare mi è chiaro, ma ragazzi, i controlli non sono il massimo di questa cosa. Io non riesco a tirare il suo, perché se premo azione semplicemente lo... Ho capito. Aiutami tu, ragazzo. Stiamo collaborando con questi inservienti. È andata proprio liscia. Ci stanno aiutando, ma considerando che... Un deposito? Ancora? Tranquillo. Ci sono bambini, c'è di tutto qua dentro. Ci hanno aiutati ad arrivare qui. Questa scena è clamorosa. Ovviamente, ovviamente siamo in trappola. Non c'erano dubbi su questo. Secondo me, tra un po' rivediamo il nostro ragazzo. Oh. Siamo distruttivi, eh? Beh, abbiamo una forza non indifferente. Stiamo letteralmente distruggendo questa struttura. Non è facile ingabbiarci, eh? Però secondo me... Non lo so, vediamo qui. Ok, di qua si passa. Sotto non c'era qualcosa. No. Usciamo. Voleva essere una trappola, ma insomma.
Ripeto, intrappolarci non mi sembra una cosa facile. Saliamo verso il sole, ora voglio capire, non mi interessa essere esplorativo. Secondo me il gioco la sta tirando troppo per le lunghe questa fase. Doveva essere. Io do per scontato che sia il preludio del finale del gioco. Cos'è questa cosa? Boh, prendo una in corsa. Sai mai. Ma funziona. Wow. Siamo una valanga. Io ovviamente vi garantisco che sto. Lo zoom si allontana, questa è una sequenza. Molto lentamente. Sta continuando ad allontanarsi. Molto lentamente. Difficile. Difficile per come la vedo io. Ci sono più finali in questo gioco, non credo, mi sembra così guidato che. Ora, magari gli ultimi passaggi non sono stato esplorativo, ma no. Difficile capire il senso di questo finale, e non vi nascondo che per me è un finale abbastanza deludente, come lo era stato quello di Limbo. Ora, da un punto di vista narrativo, parliamo di un gioco molto più ricco. Se da un punto di vista del come Limbo ha avuto dei momenti anche superiori ai migliori momenti di Inside, da un punto di vista del cosa, Inside racconta tante cose, Limbo quasi non racconta nulla, o racconta tutto e nulla, diciamo così. Però, che significa? Non abbiamo sgominato l'organizzazione nazistoide, non abbiamo risolto nulla. Finiamo in un game over, no? Beh, di fatto è un game over su una spiaggia. E questo è l'inizio del gioco, chiaramente. Caro bambino, io ti sconsiglierei di iniziare questo viaggio, considerando come va a finire. Che significa quello che abbiamo fatto? Siamo entrati in questa spirale sperimentale, biologica, Mengele, Auschwitz, quant'altro, eccetera, eccetera. Ci siamo entrati dentro al punto da diventare noi il centro dell'esperimento, ma poi io dicevo una Kira, cioè un essere supremo da un punto di vista dei poteri e Foriero, non so se avete presente, insomma, il fumetto Akira. Foriero di una rinascita o comunque di un reset sociale, eccetera, eccetera. E invece siamo diventati una palla di persone, un freak all'ennesima potenza. Dopo che abbiamo ottenuto in modo abbastanza inspiegabile, o comunque secondo me è un po' frettoloso, il potere di respirare sott'acqua,
una fase finale del gioco in cui l'acqua è veramente onnipresente. E vabbè. E quindi? A me dispiace dirlo, però alla fine di questo gioco la mia considerazione è: e quindi? Non sono così convinto. È un gioco meglio e più strutturato rispetto a Limbo. Anche questo gioco ha i suoi momenti, da un punto di vista dell'atmosfera, assolutamente magici. Però, anche qui, come in Limbo, i Playdead dimostrano di avere un limite. E l'unica cosa che posso davvero dire di questi autori, alla luce delle loro due opere, è che sono bravissimi a portare avanti una narrazione. Sono bravissimi a farti coinvolgere. Qui sono stati più bravi nel dosare il ritmo degli enigmi e dei puzzle, che è diventato un filino eccessivo verso la fine, ma niente di che. Il gioco è rimasto gradevole, al contrario di Limbo, che alla fine veramente era diventato tedio. Ma persino con tutto quello che sono riusciti a costruire intorno di ambientazione qui, anche qui sono riusciti a rimanere sul vago. E a dirci che cosa? Che cosa, su? Cosa ci dice questo gioco? Che è brutto fare esperimenti, che, non so, viva la libertà e la democrazia. No, non saprei davvero dire alla fine che cosa ci ha voluto dire. Apprezzo questi finali che non sono happy end, apprezzo il fatto che non abbiamo vinto. Anzi, abbiamo perso. Molto più che in Limbo vincevamo, in qualche modo. Perché uscivamo dal limbo, forse. Qui, boh, siamo diventati delle palle di poltiglia quasi personificata. E siamo morti sulla spiaggia come Caravaggio. Non lo so. Sono curioso di leggere. Vi dico la verità, sono curioso di leggere i vostri commenti. E cerchiamo di capirci qualcosa di più insieme. Non abbiamo risolto i problemi del mondo di gioco. Non abbiamo capito il mondo di gioco. Tutte le cose che erano ipotesi, di fatto rimangono ipotesi. E questo è in comune con Limbo, anche se gli elementi sono molti di più. Abbiamo detto tante cose, forse abbastanza plausibili, ma forse se ne potevano dire altre. Non abbiamo un elemento che spacca e che seleziona le interpretazioni giuste dalle sbagliate, e soprattutto la trama finisce così. Ripeto, il problema dei Playdead è che non sanno risolvere una narrazione, non sanno portare un finale alle loro buone idee, alle loro ottime suggestioni, al coinvolgimento, eccetera, che sono bravissimi, ma un gioco che è un po' un film, che sa di incompiuto. E niente, questo è il mio parere su questo gioco, che comunque è fantastico, è ovviamente un gioco straconsigliato ed è un'esperienza ludica molto più bella di Limbo. Anche se la magia di alcuni punti di Limbo, soprattutto all'inizio, soprattutto con Ragno, forse rimangono quei due o tre momenti migliori di Playdead, erano lì, anche se questo è un gioco complessivamente enormemente superiore. Comunque sia, abbiamo fatto i nostri 20 minuti anche questa volta, questo era Inside, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo gioco.